una maschera costa 50 centesimi. E questo in Camerun è molto. Con 50 centesimi una famiglia può mangiare un pasto completo. Si può prendere un taxi. Si può comprare un vestito. Perché 50 centesimi da noi è già metà di una moneta che può fare tante cose. Tra i tanti bisogni in Camerun, ho scelto di produrre le mascherine. È molto difficile che tutti possano avere una maschera, perché costano. Abbiamo parlato con alcuni imprenditori che secondo loro era un ideale molto bello, molto buono. Allora si sono detti, mettiamoci insieme e facciamo una cosa buona e importante anche per la nostra società. Così ci siamo lanciati per fare le buone mascherine di quantità e di qualità. La prima cosa che poteva essere come un ostacolo per noi era proprio il coronavirus in sé. E anche dopo abbiamo avuto un ostacolo del governo, perché il governo voleva che tutti comprano il maschere che loro facevano, perché volevano fare soldi, certo. Per superare questo abbiamo fatto questi maschi che hanno tutti i regli e i nomi, perché per fare questo dovevamo essere proprio la regola, diciamo, nulla poteva impedirci a raggiungere questi più vulnerabili della nostra comunità. Abbiamo insegnato a loro come si mette le maschere, come si lava le maschere, che è molto importante. Però la cosa che abbiamo provato di non fare e di non mettere troppa paura in loro e anche di fare che stiamo insieme, però con tante precauzioni, perché già che la situazione è difficile, se si lascia qualcuno, per esempio, o qualcuna nella solitudine, diventerai più peggio. Noi non siamo filantropi, però abbiamo visto che quello che volevamo fare, quello che volevamo dare alla nostra società, era questo rapporto, il rapporto della fratellanza. Perché veramente per svegliarsi la mattina, andare sulle strade, dare le maschere è semplice. Volevamo fare più di questo, volevamo creare questo rapporto che rimarrà anche dopo il coronavirus. Nessuna virus può impedirci di amare.